Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. È praticamente la terza volta che lo giro, quindi passo subito a dare i dovuti crediti. È un tag ideato da Mary del canale Makeup per Passione Channel che mi è stato richiesto da Jessica del canale Miele Canella. Vi lascio entrambi i canali in descrizione. Ho accettato subito perché ha delle domande molto interessanti, per cui non perdiamo altro tempo e andiamo alle domande. Descriviti in tre parole. Lunatico, sensibile e una caratteristica composta, diciamo così, con la testa sulle spalle. Cosa vorresti dire al tuo peggior nemico? Proprio niente, perché non merita attenzione. Cosa ti infastidisce di più in assoluto? Il non detto, le doppie facce, giocare con i sentimenti delle persone e soprattutto giocare con le necessità delle persone. E qui mi fermo perché altrimenti viene fuori un video politico. Il tuo sogno nel cassetto, essere realizzato personalmente, quindi come individuo, e parallelamente, senza fare distinzioni di importanza, avere anche una famiglia. Descrivi con un'unica parola la tua vita. Beh, questa si spera che sia una risposta in costante cambiamento. Però, purtroppo in questo momento la parola è senza dubbio isolamento. Hai una sola possibilità di fare un viaggio nel tempo. Quale periodo della tua vita ti piacerebbe rivivere? A questa domanda rispondo nessuno perché comunque fino a questo momento il periodo più brutto è ancora molto recente, quindi credo che la decisione più saggia sia andare avanti e lottare per quello che si vuole ottenere. Il tuo rimpianto più grande? Troppa bontà con persone che non lo meritavano e che mi hanno fatto del male, solo nell'ottica che cambiassero idea. Il tuo ricordo più bello? Fortunatamente tanti. Fortunatamente tanti al punto tale da non saper scegliere, però contemporaneamente purtroppo vale la stessa cosa per il ricordo più doloroso. Sono così tanti che è difficile, forse forse una discussione con mia sorella di tanti anni fa, che per quanto avessimo fatto pace praticamente subito, mi ha molto segnato e la ricordo con una certa nitidezza nonostante siano passati tanti anni, veramente tanti anni. La cosa a cui non potresti mai rinunciare in questo momento, Freya, però non saprei se questo mi porterà ad avere cani per tutta la vita, perché la vita che sto facendo non mi piace e non mi piace la vita che sto facendo fare a Freya, anche se voi direste di no. Ragione o sentimento? Sentimento senza dimenticare troppo la ragione, né senza farsi mangiare troppo la ragione. Ti piacerebbe scrivere un libro? Sarebbe bello, ma io odio profondamente i testi descrittivi, odio profondamente i riferimenti storici. Non mi piace molto fare ricerche, quindi penso che non ci siano le caratteristiche per scrivere un libro. Che genere di libri leggi? Allora, adesso sto riprendendo molto lentamente a leggere. Infatti, se vedete, c'è una recensione sola nel mio canale di libri che risale un bel po' di tempo fa e ve la metto magari nelle schede. Generalmente comunque parliamo di fantasy, romanzi biografici, d'autore, contrariamente non mi piacciono quelli appunto con eccessivi testi descrittivi, non mi piacciono quelli che mettono l'ansia perché nella vita ce n'è già tanta, quindi horror, eccetera, eccetera. Mi piacciono in generale quelli che entrano nella psicologia dei personaggi, ti fanno sembrare con le loro descrizioni di essere lì e ti mettono la voglia di sapere come finisce. Non credo che ci sia un genere che possa racchiudere tutto questo.
chi vuoi. Questo tag è secondo me molto particolare. Nello scorso girato che ho dovuto cancellare per un problema di editing, avevo già taggato una persona e rinnovo il mio tag per quella persona, visto che è molto intimistico, psicologico, un po' come penso che piacciono anche a lei. Quindi vorrei vedere questo tag rifatto precisamente da Melania Costantino. Per il resto, se voi volete fare questo tag, non è che perché non vi ho taggati non potete, ci mancherebbe altro. Ecco, vi ricordo come sempre però di citare gli autori, preferisco che citiate piuttosto l'autrice rispetto a me, non siete obbligati a citarmi. Mi raccomando, rispettiamo le creazioni degli altri. Con questo io vi saluto, vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!